Di Greco Semi di Intercultura PS organizzano e propongono un nuovo progetto, Ricchi Ticchi Tawi. Tanto cosa vuol dire, cosa significa questo titolo? Allora, Ricchi Ticchi Tawi è il nome della mangusta del Libro della Giungla, che difende la sua casa, il suo territorio, soprattutto da due cobra pestiferi che li minacciano, insomma. E noi abbiamo scelto questo titolo proprio perché ci piace l'idea di prenderci cura della nostra comunità, del nostro territorio. A chi è rivolto il progetto e come funziona? Allora, il progetto è rivolto a studenti delle primarie e della scuola secondaria di primo grado e anche ai bimbi richiedenti asilo che sono ospitati dall'AMI, Amici del Mondo Indiviso, a Fognano. E il progetto, le attività principali riguardano attività di potenziamento dell'apprendimento, con laboratori di tecniche di studio, workshop e modalità di formazione non formale, e anche laboratori sulle emozioni, per sviluppare la consapevolezza di bambini e ragazzi delle proprie emozioni, e infine un percorso ludico didattico proprio rivolto nello specifico ai bimbi di Fognano, ai bimbi, ai neoarrivati e ai loro compagni di classe, per facilitare l'integrazione. Naturalmente gratuito. Sì, queste attività sono gratuite e si svolgeranno sia durante il periodo scolastico e durante dei campi estivi che stiamo organizzando a Brisighella e a Fognano. E i campi estivi verranno svolti anche a Faenza, e per i campi estivi verrà chiesto un contributo ai ragazzi che non fanno parte del gruppo, diciamo, dei beneficiari del progetto, ma un piccolo contributo, mentre invece sarà completamente gratuito sicuramente per i bimbi di Fognano. L'obiettivo è naturalmente l'integrazione e aiutarli a evitare la dispersione scolastica negli anni successivi. Esatto, questo è l'obiettivo di questo progetto, perché come sappiamo, se riusciamo a dare delle buone basi durante la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, poi sarà più facile che i ragazzi rimangano all'interno della scuola anche negli anni successivi.